questo libro, intitolato L'errore, è un po' diverso dai miei ultimi perché è il libro in cui nasce un personaggio nuovo che amo molto, Giuseppe Ruggeri, è un criminologo forense in forza a un centro antiviolenza della città di Ancona, una delle tante città di provincia del nostro paese. È sposato con Flo McCarthy, una ragazza irlandese, che insieme conducono questa vita tipicamente borghese di una città di provincia. A un certo punto un giorno Giuseppe Ruggeri torna a casa e non trova più Flo, è sparita, è scomparsa, la cerca, proprio lui che è un addetto in un centro antiviolenza, la cerca, chiama la palestra dove la moglie andava, chiama gli amici, le amiche. Chiama le forze di polizia per chiedere di ricercarla, ma è come sparita nel nulla. Cerca in casa e trova su Como degli oggetti che Flo ha lasciato, che sono le chiavi di casa, la carta d'identità e la fede nuziale. Cerca ancora e trova un farmaco, il Dumirox, e dal Dumirox, che è un antidepressivo, parte una linea che gli consentirà di seguire il percorso che invece ha fatto Flo dall'altra parte. Più di questo ovviamente è inopportuno svelare, perché se vogliamo parlare di un consiglio di lettura, per quanto riguarda gli italiani, io sono molto appassionato di Giacinto Carofiglio, devo dire la verità, è un amico, viene anche domani sera probabilmente alla presentazione di Bari, ma mi piace molto il suo modo di scrittura, La misura del tempo e soprattutto Il passato è una terra straniera, che è molto bello, gliel'ho anche letto. Mi piace molto Niccolò Ammaniti e per quanto riguarda gli internazionali, Don Winslow, il confine, il cartello e Ken Follett, e poi ce ne sono altri, ma mi permetto di. Che dovrei fare un elenco molto lungo, preferisco fermarmi a Ammaniti, a Carofiglio, Follett e Don Winslow.